Ehi, questa è una cosa che non si vede tutti i giorni in un water. Qualcuno ha perso degli occhiali? Ultima occasione. La somma delle radici quadrate di qualunque due lati di un triangolo isosceles è uguale alla radice quadrata del rimanente lato. Quello è un triangolo rettangolo, idiota. No! Grazie per aver visitato la nostra centrale, dottor Kissinger. È stato uno spasso. Le farò sapere se ritroveremo i suoi occhiali. Sì, ma sono certo di averli lasciati in macchina. Nessuno deve sapere che li ho fatti cadere nel water. Io che ho gettato le basi per il trattato di pace di Parigi. Brutte notizie della contabilità, l'economia ci ha colpiti duramente. Tempi difficili, Ho vissuto 12 recessioni, 8 venerdì neri e 5 anni di McKinley Economia. Sopravvivrò anche a questo. Comunque possiamo permetterci di licenziare qualche dipendente. Ah, molto bene, licenzia lui. Meglio tenere la testa d'uovo, potrebbe rivelarsi utile. Papino, non dovresti portare occhiali che non ti sono stati prescritti. Lisa, solo perché sei alta 3 metri non è detto che tu debba dirmi cosa fare. Io sono Bart, dammi quei cosi. E infine Henry Kissinger è stato ricoverato oggi in ospedale dopo aver preso in pieno un muro. Ora do la linea a Kev Brockman per qualche infausta notizia sull'economia. Le cose non sono così rosee come erano una volta qui all'ufficio collocamento. La disoccupazione non riguarda più solo i laureati in filosofia. Ora anche la gente utile si trova in difficoltà. Sono 6 anni che non riesco a trovare uno straccio di lavoro. Qual è la sua preparazione? 5 anni di danza moderna e 6 di tip-tap. Il declino economico ha avuto inizio quando il governo ha chiuso Fort Springfield, devastando così le industrie di alcolici e prostituzione della città. Ora, col rischio di diventare impopolare, il sottoscritto dà la colpa di tutto questo sfacelo a voi spettatori. Io propongo di usare tutto ciò che resta della nostra tesoreria per trasferirmi in una città più prosperosa e concorrere per sindaco. Una volta eletto vi manderò a chiamare tutti. Scusi, signor sindaco. Il presidente concede la parola alla pupetta con la scintilla di speranza negli occhi. Qui ci sono 15 dollari che ho prudentemente risparmiato. Non è molto, ma vorrei tanto essere d'aiuto. Proprio quello che mi serviva come mancia per il fattorino. Glielo dico io cosa ha reso grande questa città. Il buon vecchio spirito d'iniziativa. Si può rimediare a tutto con un po' d'olio di gomito. Perciò tiriamoci sulle maniche e... Concittadini, vi prego, siamo un po' più realistici. Sono titubante nell'affrontare questo argomento, ma numerose città hanno rinvigorito la propria economia con il gioco d'azzardo legalizzato. C'è un vantaggio, una parte delle entrate potrà essere destinata alle scuole pubbliche sottofinanziate. A me la parte sul gioco d'azzardo piaceva. Lei che ne pensa, reverendo? Una volta che una cosa è approvata dal governo non è più immorale. Costruendo un casinò potrei stringere di più il mio cappio su questa squallida città. Bene, allora ci sono obiezioni? Credo che sarebbe di grande aiuto per la nostra economia. Allora è deciso, invece di scappare da questa città resterò qui a ingrassarmi con le bustarelle e i fondi neri.